Benvenuti a questo nuovo tutorial nel quale vi voglio brevemente presentare un paio di strumenti che ci permettono di tenere pulito il nostro sistema Ubuntu nel tempo. Per pulito cosa intendo? Intendo che dopo più che passa il tempo, dopo che si installa software, che si disinstalla software, capita sempre che ci siano dei pacchetti o delle parti dei pacchetti installati che sono installate ma non ci servono, così come per esempio un classico sono i kernel, quando un kernel, cioè il cuore del nostro sistema Linux, passa di versione, resta comunque installata la versione vecchia. Ma se la versione nuova va bene, quella vecchia è assolutamente superflua, quindi si può risparmiare spazio disco, si può, insomma, tutto consegue, ecco. Diciamo per chi è un po' paranoico come me, in questi aspetti, nel senso di tenere, solo l'indispensabile installato sulla propria macchina, gli strumenti che vado a presentarvi sono molto molto utili ed essenziali e molto pratici soprattutto. Tutte queste operazioni naturalmente possono essere fatte anche da terminale o manualmente, ma inutile dirlo, avendo una bella interfaccia che ci presenta le cose già pronte, preparate, con un paio di clic si fa il lavoro, è inutile far fatica in più, quindi perché no, sfruttiamo questi strumenti. Ecco. Diciamo che la pulizia non è nemmeno legata a motivi di performance, non necessariamente, come sappiamo che per esempio i sistemi Windows col tempo tendono a ingolfarsi, a diventare pesanti da soli, quando si sporcano, si installa, si disinstalla, restano file di qua e di là, ecco. Qui il discorso è un po' diverso, è proprio semplicemente per il fatto di ten voler tenere pulita la propria macchina senza installazioni inutili che sono lì senza scopo occupare spazio disco. Ecco, al giorno d'oggi ovviamente i dischi sono enormi, giga e giga se non tera. Non è la questione di risparmiare spazio disco per averlo, perché quei pochi kilobyte in più o meno. Però ripeto, per quelli come me che preferiscono avere la macchina il più pulito possibile, ecco, questi strumenti aiutano, è parecchio. Un esempio classico, giusto per capire che cosa intendo con il pulire, sono per esempio le varie lingue di un pacchetto software. Quando si installa un programma, solitamente vengono installati anche i vari messaggi nelle varie lingue, quindi non solo l'inglese, che comunque obbligatorio c'è sempre, non solo l'italiano, che nel nostro caso serve a noi, ma magari anche francese, tedesco, russo, e quant'altro. Ecco. Uno di questi strumenti ci permette, fra le altre cose, proprio di disinstallare, di togliere dai pacchetti che abbiamo installato le lingue superflue per noi, inutili, eccetera. Quindi capite cosa intendo, in che ottica intendo la pulizia del sistema. Quindi per tenere la nostra Ubuntu bella pulita, ci basiamo allo stato attuale, o meglio, per meglio dire, io propongo, consiglio allo stato attuale di usare due strumenti distinti, di cui uno è il ben noto Ubuntu Tweak, che ha una sua sezione che si chiama Janitor, Computer Janitor, che permette appunto di clean up e system, cioè di tenerlo pulito. Vediamo qui nella sezione sistema, se io clicco su sistema, lui inizia a verificare nel mio sistema cosa è possibile pulire, cosa è ormai superfluo. Allora, lo scanning, diciamo, il controllo del sistema è suddiviso in quattro parti, di cui una apt cache sono gli aggiornamenti software che nel tempo si sono accumulati. E cosa succede quando si aggiorna software? Che il pacchetto, il programma, la nuova versione viene scaricata sul proprio PC e poi installata, ma non viene pulita, viene lasciata lì. Quindi vedete che in questa prima sezione, dopo un po' di tempo, mi ha trovato 200, ben 259 pacchetti che nel tempo sono stati scaricati. Vedete qua. Tutti questi pacchetti occupano mega,
e mega di spazio disco per niente, non sono più utilizzati e poi nel tempo invecchiano, sono versioni che comunque vengono poi superate a loro volta da altre e sarebbe bene ogni tanto pulirle. Stessa cosa, come ho già accennato un attimo fa, per il kernel. Vedete qua, proprio caso vuole che abbia un kernel 3.2.0.18 vecchio, perché ormai ho installato sul sistema il 3.2.0.19 e il 18 non serve più. Quindi possiamo pulire anche il kernel. Ci sono anche dei pacchetti che, cambiando versioni, cambiando software, eccetera, possono anche non più servire, sono isolati, sono orfani. Nel gergo dei pacchetti software, e quindi si possono benissimo eliminare perché non vengono richiamati e utilizzati più da nessuno. In questo caso ce n'è uno anche di quelli. E poi anche le configurazioni residue, quindi ogni tanto eliminando pacchetti non più necessari, restano magari dei file di configurazioni residue qua e là che è bene anche in questo caso pulire, è buona norma pulire. Ecco, una volta attivato lo scanning e una volta testato il sistema, verificato, passato, se trovato cosa si può pulire, si può procedere con la pulizia. Quindi si può selezionare laddove si può pulire, si preme clean qua in basso, cioè pulizia, pulisci. Dove necessario viene chiesta la password di amministratore, ovviamente, perché queste operazioni di pulizia nei programmi di sistema, come sempre, la password viene richiesta sia per l'installazione ma anche per la disinstallazione. Vedete che incomincia a pulire i pacchetti ormai inutili. Lasciamo fare il suo lavoro, che sono anche parecchi. Contavo fossero un po' meno per questa dimostrazione di tutorial, ma insomma, vabbè. Adesso passa il kernel. Quindi verifica. Mi chiede la password perché qui è un altro ambito nel quale deve andare ad agire lo strumento, quindi rimozione pacchetti. Ecco qua. Ecco, sta lavorando tranquillamente, ormai ci vuole il suo tempo, soprattutto per i kernel, tutte le ricerche dietro per far pulizia. Ecco, lo sta rimuovendo, vedete? Parte di kernel dopo parte di kernel, arriviamo in fondo. Quasi a posto. Ancora un attimino. Qui eventualmente si possono vedere anche i dettagli, eh? Questo qui è lo stesso software, la stessa parte di gestione degli aggiornamenti che in questo caso sta rimuovendo. E voilà, rimosso. Adesso tocca ai pacchetti non più necessari, che è uno solo. La password non me la chiede perché me l'ha già chiesta per i kernel, quindi la conosce, siamo già a livello di amministratore. Alla fine rifà lo scanning, cioè ripassa il sistema per vedere se non ha tralasciato nulla, se ha cancellato tutto per benino. Quindi praticamente rifà il lavoro. Ed ecco che vedete, una volta tolti i pacchetti non necessari, sono comparse anche un paio di configurazioni, di file di configurazione non più necessarie e quindi procediamo a pulire anche quello. E voilà, è fatta. Adesso quasi sicuramente non c'è più nulla da pulire. Ecco qua. Cool, your system is clean. Perfetto, eccezionale. E questa è la parte Janitor di Ubuntu Tweak che ci pulisce tutto questo ambito dei pacchetti vecchi, non vecchi. E questa è una pulizia, l'abbiamo fatta. Vedete, facilissimo. Un attimo. L'altro strumento deve essere avviato, si chiama Ubuntu
Bleach Bit, vedete, deve essere avviato in due modalità per poter effettuare una pulizia completa. Una, lo vedete qui, as root, cioè come amministratore, e quindi andrà nelle parti di sistema a pulire, mentre l'altro, Bleach Bit, non come root, cioè quindi non amministratore, ma utente normale. Partiamo pure dall'utente normale, quindi farà pulizia nella nostra home, diciamo così, nel nostro ambito. Quindi a sinistra qua viene presentato un albero con tutte le opzioni conosciute alla versione corrente del programma, vedete, e alcune di queste, tipo la pulizia dei pacchetti che abbiamo già fatto con Ubuntu Tweak, non funzionerebbero con questo accesso di utente normale perché fanno parte delle opzioni di sistema, quindi è inutile attivarle perché senza la password di amministratore non funzionerebbe. Quindi noi ci limitiamo ad attivare le parti che ci interessano. Quindi, per esempio, un classico è la pulizia di tutte le cache non cache del Flash, Adobe Flash Player, eccetera, del browser internet. Questo è un classico che occupa tanto posto più il tempo passa sul nostro disco locale, e quindi tutto il capitolo Chromium, nel mio caso, perché ho installato Chromium e non Firefox, io lo attivo in modo che vada a cercare se c'è da pulire qualcosa. Vedete anche qui Flash, la cache del player Flash. Poi altre cose, sistema no, perché ci vuole la password, e sarà l'altra parte dello strumento a farlo. Thunderbird non lo uso, VLC, d'accordo. Ecco, potete scegliere qui, semplicemente sulla sinistra attivate con un check l'opzione che vi interessa. Poi potete fare un'anteprima, cioè cliccando anteprima vedete qui a destra quanto posto disco recuperate, quanti file verranno eliminati. Quindi prima di farlo effettivamente potete anche verificare che cosa fa, caso mai faccia disastri. A me non è mai successo che faccia disastri, ma fa veramente quello che dice di fare, cioè pulisce quello che serve pulire, quello che è in eccesso di troppo. E una volta che avete verificato la vostra anteprima, potete fare effettivamente la pulizia. Quindi premete pulisci, lui vi chiede di nuovo una conferma per essere sicuri, dite elimina, e lui rifà le operazioni di anteprima, stavolta sul serio. Quindi ha recuperato effettivamente 10,2 mega. Se noi rifacciamo l'anteprima adesso, vedete che non c'è più niente da recuperare. È fatto, è pulito. Vedete, semplicissimo, eh? Ubuntu Tweak, molto semplice questo, più che molto semplice. Adesso passiamo allo stesso strumento, stessa interfaccia, ma l'ho fatto partire come root, cioè come utente amministratore. Ecco, a livello di adesso qui, per il tutorial, per velocizzare un attimo, ho già fatto partire gli strumenti, ma sono veramente due icone separate. Quando lo cercate con la dash o con i menu normali dell'Ubuntu 10.04 di GNOME 2, quando lo cercate per farlo partire, vedete che di Bleach Bit ne appariranno sempre due separati. Quindi non dovete preoccuparvi di come devo mettere la password di amministratore o meno, perché in realtà è lo stesso programma, ma viene fatto partire con due icone separate in due modalità diverse. Quindi vedete, senza root e con root, però l'interfaccia è identica. Vedete, le opzioni sono uguali, ma qui, nel caso della modalità come amministratore, io ho provveduto a selezionare altre opzioni, quindi quelle che adesso che sono amministratore posso effettivamente usare. Quindi vedete la pulizia dei pacchetti, che però non farà nulla avendolo già fatto con l'Ubuntu Tweak, il capitolo sistema con i vari appunti, le cache, documenti, eccetera, eccetera, localizzazioni. Ecco, questo è quello delle lingue di cui vi ho detto all'inizio. Quando voi installate un programma, vi installa tutte le 50 lingue disponibili in Ubuntu, ma voi ne avete bisogno essenzialmente due, quella in inglese che non si può togliere, quella in italiano. Puliscimi le localizzazioni, se ce n'è, adesso vedremo con l'anteprima, se ce n'è lo pulirà. Vedete che si sta preparando l'anteprima di quanto farà. Qui è un po' più lungo. Si possono recuperare 32 mega, file da eliminare 7000 passa, accidenti, e io ho visto scorrere in effetti
da qualche parte, vedete qui, tedesco, inglese, spagnolo, russo. Vedete che tutte le localizzazioni che non sono italiano o inglese, lui le va a beccare e dice: ok, te le cancello perché è inutile lasciarle lì. Ce ne sono ancora in giro, mi sembra, che ho visto scorrere qui l'elenco è lungo, su 7000 passafile. Comunque avete capito il principio, soprattutto le localizzazioni. Poi ci sono anche altre cose che cancella, come le cache varie, registri obsoleti di sistema, eccetera. Tutte cose che noi cosa contengono possono anche interessare poco, ma fa tutto, tutto accumula a far pulizia. Ecco, dov'è che si dice quale lingua tenere? È importante, perché chiaramente se non selezioniamo l'italiano ci fa sparire anche quello, quindi si va sotto modifica, preferenze, lingue, e lui dice tutte le lingue saranno eliminate ad eccezione di quelle selezionate, quindi l'inglese va da sé e io in mezzo a tutte, vedete l'inglese comunque c'è da tenere, ovviamente bisogna tenerlo perché è sempre la lingua base, eh. E poi ho detto tienimi anche l'italiano, tutte le altre vedete che non sono selezionate, questo vuol dire procedi a pulire, e in effetti stesso sistema, dopo l'anteprima tutto ok, faccio pulisci, conferma, elimina, e lui procede. Ha fatto le sue operazioni. Se rifacciamo l'anteprima ancora una volta, vedete che non ha più nulla da recuperare. Il sistema è perfettamente pulito. Voilà, finito questo tutorial, perché veramente banali gli strumenti da usare. Se non li avete installati, io vi raccomando di installarli perché sono molto utili per tenere bello snello il vostro sistema. Vi ringrazio come sempre per l'ascolto. E alla prossima!